parte mia. Come sapete, sono Giulia Fortunato e mi occupo della costruzione dei progetti formativi di professione finanza e oggi parleremo di come diventare architetti delle scelte dei clienti ai tempi dell'incertezza. La cosa più difficile, ci stiamo rendendo conto tutti quanti oggi, indistintamente dal ruolo anche professionale che vestiamo, è che prendere decisioni in condizioni di incertezza è una delle condizioni più difficili che si possa affrontare. E proprio con Francesco Pozzi, docente, psicologo e fondatore di A Better Place, parleremo di questo, di che cosa vuol dire per il consulente conoscere le reazioni umane dei propri clienti. Partiremo quindi dal concetto di consapevolezza delle reazioni sia proprie che degli altri, da cosa intendiamo per bias a livello comportamentale, quante tipologie di bias esistono e davvero come questa conoscenza e consapevolezza ci, come dire, diventa funzionale nel comprendere le risposte razionali del cliente, agendo come un architetto delle scelte, quindi prevenendo quello che può accadere in futuro. È un tema molto caldo, assolutamente attuale, non solo oggi, ma anche quando finirà tutto questo. E ne parliamo appunto con Francesco, a cui chiedo di presentarsi in due parole, perché magari molti di coloro che ci stanno ascoltando già lo conoscono, visto che abbiamo fatto già con lui. Lui è stato uno dei docenti di punta del Master Nudge, che abbiamo promosso nel 2019-2020, si è concluso inizio 2020, questo straordinario master sul nudging, e come sapete è stato anche uno dei docenti che con Richard Thaler ha raccontato cos'è il nudging nel Teatro Dal Verme lo scorso giugno 2019, durante questo grande evento in cui abbiamo ospitato il premio Nobel. Lascerò la parola a Francesco per presentarsi. Per la prima volta in Italia l'avete portato. Mica poco. Sì, io mi occupo di economia comportamentale, sono psicologo di formazione, da una decina d'anni tengo un corso di economia comportamentale, di behavioral economics in Ulm, in Università Ulm, e siamo stati anche noi tra i precursori in Italia, perché è stato, credo, il primo corso ufficiale universitario avviato sul tema e tuttora è uno dei pochi che l'affrontano di petto, e mi occupo come consulente e come formatore con una startup che si chiama A Better Place nell'ambito di IESCUM, che è l'Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano. Quindi noi ci occupiamo di comportamenti umani e ci occupiamo di guidare i comportamenti umani e le decisioni delle persone. Proveniamo dal contesto clinico, che è il nostro principale di origine, quindi quando le persone hanno difficoltà, hanno problemi di qualunque tipo e bisogna risolverli, ma ci estendiamo fino al cercare di prevenire queste difficoltà e di guidare buone scelte nelle persone in qualunque contesto, anche in contesti di acquisto, anche in contesti di investimenti, per esempio. Questo è quello che facciamo. Comincio, Giulio, magari a parlare un attimo del tema di oggi, della behavioral economics. Sì, più che altro ti vorrei fare io una domanda. Proprio con le competenze che voi avete, qual è la percezione proprio che avete avuto voi? Come analizzate il contesto e tutto quello che sta succedendo? Ma io lo sto vivendo come una sorta di enorme, purtroppo, laboratorio nel quale siamo stati proiettati tutti, un laboratorio di incertezza a livelli che non ci aspettavamo, a livelli di cigno nero, come direbbe Nicholas Taleb, si sta parlando tanto anche di questo in questi tempi. Siamo rimasti tutti, direi, piuttosto scioccati, come diceva Jonathan prima, è stato come essere buttati in una piscina e dover imparare a nuotare per tante professioni, per tante realtà e anche per l'economia è così. E lo sarà a lungo, senza dubbio, a prescindere dal fatto che si trovi o meno una soluzione nel medio periodo per la situazione sanitaria, però ci sono chiaramente, lo sapete meglio di me, delle ricadute a livello di società, a livello di economia che dureranno molto a lungo. Per noi l'economia comportamentale nasce per gestire le decisioni delle persone in condizioni di incertezza. Adesso poi diremo due parole introduttive su che cos'è questa disciplina e vedremo che proprio
il suo pane, il trattare le decisioni delle persone quando c'è incertezza attorno a noi. Ed è una cosa a cui in realtà siamo molto abituati. La stragrande maggioranza delle nostre decisioni le prendiamo in condizioni di incertezza, quindi senza avere la certezza di quale sia l'opzione giusta, senza avere la sicurezza algoritmica di poter dire tra A e B è giusto scegliere B. Si prova, e spesso si prova quotidianamente sulla base di euristiche, sulla base di l'ambiente. Però oggi ci troviamo in una condizione di incertezza a livelli sopra la norma, a livelli al limite del patologico, del patogeno, cioè può causare forte stress nelle persone, può causare decisioni fortemente sbagliate, fortemente soggette a bias. E quindi, a maggior ragione, credo che sia importante oggi il tema che affrontiamo oggi, cioè da un lato essere consapevoli di quanto queste condizioni, quanto l'ambiente esterno abbia un impatto su di noi e quanto possa far sballare le nostre decisioni, possa innescare bias decisionali. E dall'altro è ancora più importante in questi frangenti il ruolo del consulente. Noi lo chiamiamo consulente come architetto delle scelte, quindi consulente in grado di accompagnare le decisioni dei suoi clienti, delle persone con cui lavora. E, ho detto più volte nei nostri incontri che mutatis mutandis il consulente non è molto diverso dallo psicologo, nel senso che ha a che fare con persone che hanno bisogno di essere accompagnate in un certo periodo, in alcune decisioni della loro vita, ha bisogno il consulente prima di tutto di far capire alle persone che hanno bisogno di accompagnamento e di consulenza e poi di accompagnarle in maniera appropriata, adeguata, non forzando le decisioni ma favorendo le giuste scelte con il giusto rispetto per le persone che stanno prendendo queste decisioni. Questa è un po' la visione che ho. Perfetto. Mi viene da farti una domanda. Ci sono degli esempi forti di reazioni che avete studiato, magari analizzato, su cui state facendo delle ricerche in questo momento da parte appunto delle persone rispetto a quello che sta succedendo? Sì, ci sono moltissimi esempi e adesso vorrei magari citarne qualcuno. Perché li abbiamo sotto gli occhi tutti, li abbiamo visti tutti in queste settimane, esempi di forte irrazionalità, di errori macro, che col senno di poi, che è un bias anche questo, siamo in grado di identificare, ma che quando c'eravamo dentro e ora che ci siamo dentro tendiamo magari a cascarci anche noi. Partirei proprio, se posso proiettare, Giulia? Sì, vai pure, Francesco, certo. Facendovi un esempio che abbiamo avuto tutti sotto gli occhi, che è questo. Vedete la slide, Giulia, giusto? Sì, sì. Ok. È un tema un po' delicato, però ho scelto di accennarvi questo e poi facciamo una serie di altri esempi di bias decisionali. Avete, credo, presente tutti il fenomeno che c'è stato il 7 di marzo, quindi circa un mese fa. Scusami Francesco, sì. mi dicono che ti sentono poco, io ti sento okay. bene. Qualcuno dice che, non so se riesci ad alzare il volume del microfono. Devo parlare comunque un po' più forte, ad alzare okay. un po' il volume. Ok, grazie. Dicevo, un mesetto fa c'è stato questo fenomeno. Piuttosto, scusate che ho alzato un attimo il volume. Ok. Piuttosto delicato. Adesso non la vediamo la slide. Eccoci qua. Ok, perfetto. Grazie. Ve lo ricordo, probabilmente l'avete presente tutti, ma giusto per riportarci alla mente a un mesetto fa, perché stiamo anche immersi in contesti che cambiano di giorno in giorno, di settimana in settimana, no? Fino a una settimana fa le mascherine erano non consigliate a tutti, adesso lo sono e cambiano i nostri modi di comportarci. Un mesetto fa eravamo ancora alla soglia di quella che sarebbe stata la situazione attuale. Appena prima che uscisse il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'8 marzo, che rendeva sostanzialmente tutta zona rossa tutta la Lombardia, che stendeva
le restrizioni, la sera prima, se ricordate, c'è stata una fuga di notizie che è stata ripresa dai giornali rapidamente e con toni un po' allarmistici e che ha portato moltissime persone a scappare dal nord, a scappare da Milano. Ci sono state stazioni prese d'assalto, treni presi d'assalto e persone che sono scappate per il timore di rimanere bloccati, in una casa, in un territorio non loro, e quindi per il desiderio di ritornare a casa loro. Ora, con il senno di poi, questa è una decisione evidentemente irrazionale, nel senso che è una decisione che va contro quella che doveva essere l'indicazione, sì certo vi manderò poi le slide, l'indicazione del governo, l'indicazione degli esperti di salute è stata fin da ora, e oggi l'abbiamo ben chiara, quella di distanziarsi, quella di evitare di portare in giro il contagio, quindi stare in casa e non entrare in contatto tra di noi. Un comportamento di questo tipo va nella direzione esattamente opposta, tant'è vero che scopriremo poi, numeri alla mano, che impatto ha avuto, ma ha significato con tutta probabilità avere portato il virus, accelerato la diffusione del virus nel sud Italia. E questo non era di sicuro nelle intenzioni delle persone che hanno scelto di andare giù. Io non voglio né accusare né difendere nessuno. Quello che voglio dire è rendiamoci conto che nel momento in cui il contesto attorno a noi è incerto e ci comunica delle cose contraddittorie e poco chiare, perché in questo caso il fenomeno è stato originato dalla fuga di notizie e dall'allarmismo generato. Non si sapeva quanto sarebbero state stringenti le disposizioni, quanto sarei rimasto bloccato dove non volevo essere, lontano da casa, lontano dai parenti. Quindi in queste incertezze, in queste informazioni contraddittorie trapelate, le persone hanno deciso di pancia di scappare, di prevenire, di rientrare. E l'hanno fatto persone colte, persone assolutamente, conosco anch'io molte persone che hanno preso questa decisione in pochi minuti quella sera. Ripeto, non voglio né condannare né giustificare. Semplicemente osservare che tante decisioni noi le prendiamo così e quindi in maniera poco razionale, con razionalità limitata, in maniera dettata dall'intuizione, dalla pancia, dall'emotività del momento, senza soffermarci a pensare lucidamente, senza neanche riuscire a pensare lucidamente, uno vuole farlo, vorrebbe farlo, e che tante volte queste decisioni non sono colpa della persona, ma sono l'incontro tra il nostro modo di funzionare, il nostro modo di ragionare e quello che l'ambiente ci dice. Un ambiente che ci dà delle informazioni contrastanti, poco chiare, incerte, genera in noi una serie di risposte. Questo binomio. Prego, Giulia. No, no, a questo proposito ti volevo dire che magari anche molti dei partecipanti erano con noi anche nella prima puntata di Good Morning Finance che abbiamo, come dire, co-gestito con Dario Carloni, che anche tu conosci bene, e anche lui ci ha parlato di questo aspetto, quindi di quanto poi le nostre reazioni sono influenzate dalla miriade di informazioni che sostanzialmente ci sono arrivate, ci arrivano in questo particolare momento da fonti differenti, e ci ha addirittura parlato di infodemia, quindi anche informazioni che spesso sono fake news o manipolatrici addirittura. E questo vale anche per gli ambienti finanziari, per gli ambienti economici e finanziari, assolutamente sì. Quindi sempre questo binomio, no? Di quello che ci dice l'ambiente e quello è il modo in cui reagiamo noi alle cose. Il problema è che nel nostro funzionamento normale, nella vita di tutti i giorni, quando le decisioni non sono così pesanti e quando l'incertezza non è così preponderante, queste decisioni di pancia vanno benissimo. Faccio un esempio un po' giusto per capirci, ma se parliamo per esempio di scaramanzia, la scaramanzia è un ottimo esempio di razionalità limitata, no? Di pregiudizio. Noi tantissime nostre attività giornaliere sono guidate dalla scaramanzia, anche quelle di chi non è scaramantico. Io non mi considero particolarmente scaramantico, non sono di quelli che vanno con il cornetto in tasca, eppure ci sono tante cose che faccio perché le ho sempre fatte così, perché hanno sempre funzionato bene. E rompere queste routine ci crea subito un pochettino di disagio.
prepararsi, faccio esempi personali, prepararsi alla lezione in un certo modo, avere a disposizione una serie di strumenti, anche se poi magari non li uso, sono piccole forme di scaramanzia che ci rassicurano, che ci fanno stare bene. E quindi senza neanche fermarci a riflettere che prendiamo queste decisioni, le prendiamo e andiamo avanti. Tutto questo va benissimo, ci fa stare bene, ci fa vivere in maniera tranquilla e sana nel nostro quotidiano. Il problema nasce quando l'incertezza attorno a noi aumenta e la mole di decisioni che prendiamo di pancia, a intuito, per pregiudizio, diventa eccessiva e allora limita la nostra razionalità. E qui si parla proprio di razionalità limitata. Dico due parole, se certo. siete d'accordo, introduttive, sulla, giusto per spiegare che cos'è l'economia comportamentale, perché non immaginiamo che non tutti noi presenti stamattina l'abbiamo già trattata. Chi mi ha già ascoltato... Vai Giulia, scusa. No, volevo fare una domanda al nostro pubblico. Quanti di voi già sanno cos'è il nudging? Potete anche rispondere sulla chat, un sì, no. Hanno già un'idea di quello di cui sta parlando Francesco? Giusto per capire davvero... Ho intravisto qualche nome che... qualche partecipante del master, quindi so che c'è chi è molto preparato già su questo e ci ha seguito durante tutto il percorso dell'anno. Oh, vedo un po' di nomi dei nostri masterizzati, Francesco, il ben... Io vedo Sandro anche, ciao. Sì, sì. Bene, bene, siamo contenti che i sì sono più dei no. Qualcuno ne ha sentito parlare, qualcuno ne ha sentito parlare come spinta gentile, adesso Francesco porrà l'accento su quello, qualcuno dice no mai, quindi no, inviterò Francesco adesso davvero a illustrare almeno le basi, così... Visto che qualcuno diceva conosco la behavioral finance più che la behavioral economics, che possiamo considerare un sottoinsieme. Sì, sì. Allora, qualcuno molti... dice ha letto libri sull'argomento, insomma ci sono varie... Allora, facciamo così, vedo molti sono già familiari, qualcuno no, qualcuno così così, giusto per... Allora, facciamo così, per non annoiare quelli che sono già familiari, vado veloce, vorrei proprio dire tre parole introduttive per inquadrare il tema e il gioco per loro può essere stare attenti se sbaglio a dire qualcosa, visto che sono già esperti così. Invece per tutti gli altri, veramente in due parole, poi avremo modo di approfondire, se volete vi lascio anche un paio di letture. L'economia comportamentale sostanzialmente ci parla di questo che vedete scritto, di razionalità limitata. Di questo caso, se prendete il caso che abbiamo appena citato della fuga verso il sud, è un esempio di razionalità limitata. Non voglio dire che è irrazionalità. E non voglio giudicare. L'economia comportamentale non giudica se le decisioni prese sono giuste o sbagliate. Non c'è un giusto o un sbagliato, va tutto contestualizzato. Ci sono persone per cui era giusto fare così, per loro. Ci sono persone che col senno di poi si sono pentite di quella decisione e magari oggi si sentono in colpa per averlo fatto. Vedete che è tutta una questione personale, contestuale. Quello che ci dice l'economia comportamentale è che le decisioni che prendiamo sono sempre decisioni a razionalità limitata. Cioè non siamo mai in grado di prendere decisioni completamente, diciamo, algoritmiche, completamente razionali. Decisioni che sarebbero, salto un attimo avanti con le slide... perché uso sempre questa, cito spesso questo passaggio dal libro Nudge di Richard Thaler, sarebbero decisioni, decisioni razionali che prenderemmo se avessimo piena attenzione, informazioni complete, capacità cognitive illimitate, totale autocontrollo. Questo breve elenco di caratteristiche di una decisione razionale o dall'altro lato breve elenco di caratteristiche che non abbiamo, descrive molto bene l'essere umano nei contesti in cui vive. Noi siamo costantemente caratterizzati da attenzione limitata, da capacità cognitive limitate, memoria limitata, capacità di calcolo, capacità di previsione, capacità logiche continuamente limitate, mancanza di autocontrollo, continue inserimento nella nostra vita di emozioni che non controlliamo, che arrivano, rabbia, delusione, abbattimento, euforia, tutte cose che incidono sulle nostre decisioni e dall'altro lato non possediamo quasi mai nella vita di tutti i giorni informazioni complete. Non possediamo mai, quasi mai una visione lucida. Di nuovo pensate all'esempio che abbiamo citato del 7 marzo, le persone hanno dovuto scegliere con delle
voci che correvano, non era chiaro quali sarebbero state, quale sarebbe stato il contesto del giorno dopo, quali sarebbero stati i vincoli, quali sarebbero state le conseguenze della decisione. Non era per niente chiaro, purtroppo, quale sarebbe stata la conseguenza sanitaria di spostarsi tutti quanti a sud. Non era per niente chiaro a ciascuno di noi quale sarebbe stata la conseguenza di gruppo. Io prendo la mia decisione, ma se ognuno di noi prende la propria piccola decisione, qual è la conseguenza di gruppo? Che migliaia di persone si spostano al sud. E questo vale anche oggi. Qual è la conseguenza per me, individuo, di stare in casa o di uscire di casa? Cambia pochissimo. Io sono una persona di 41 anni, tutto sommato poco a rischio, anche dalla situazione attuale, posto che è un virus aggressivo a molte età, però non sono di sicuro nella fascia più a rischio. Potrei sono in una zona, abito in una zona poco, dove c'è poca presenza in questo momento del virus, il rischio per me di uscire di casa è marginale. Eppure se tutti noi ragionassimo così, il rischio per tutti aumenterebbe. Quindi, di nuovo, dobbiamo essere in contatto con delle conseguenze che non sono visibili, non sono palpabili, non riguardano me direttamente e immediatamente. Abbiamo bisogno di ragionarci su, abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo spieghi, che ce lo ricordi, che ce lo presenti con chiarezza. L'economia comportamentale ci dice che noi tendiamo a ragionare euristiche, tendiamo a essere come Homer Simpson, quindi influenzabili dal contesto, e ragioniamo per euristiche. Vedete che di nuovo torna l'aspetto dell'ambiente e l'aspetto del funzionamento umano. All'opposto c'è una visione di Econi, che è una visione dell'economia neoclassica, di agenti, di esseri umani come agenti di sistemi economici che sono indipendenti dal contesto e in grado di ragionare per algoritmi, per logica applicata a dati stabili e certi. Ma la nostra realtà invece è influenzata dal contesto e ragiona per euristiche. Questi due aspetti, questo binomio di influenza del contesto e di fattore umano, lo troveremo negli esempi che facciamo oggi, perché vorrei poi adesso citarvi un po' di bias, chiacchierando con Giulia, e di altre cose che abbiamo osservato attorno a noi, che stiamo osservando. Richard Taylor è stato quello che ha portato l'economia comportamentale applicata alla nostra vita di tutti i giorni. Il suo programma di ricerca sui Nudge gli ha fruttato il premio Nobel nel 2017, e Nudge, la spinta gentile, che appunto alcuni di voi dicono conoscono e hanno letto, è un'applicazione pratica, etica, dei principi, delle conoscenze dell'economia comportamentale all'architettura delle scelte, cioè quello che possiamo fare per guidare le decisioni delle persone in maniera rispettosa, ma in maniera utile, stabile, costruttiva. E l'altro nome noto che si cita molto parlando di economia comportamentale è Daniel Kahneman, quello che vedete raffigurato qui. E Daniel Kahneman ha, fin dall'inizio della sua ricerca, quindi fin dagli albori dell'economia comportamentale, si è occupato proprio di decisioni in condizioni di incertezza. Condizioni di incertezza che nella ricerca sperimentale, nella ricerca scientifica, vengono selezionate perché particolari, rare, addirittura ricreate sperimentalmente, condizioni in cui non è chiaro come è giusto comportarsi. E riguardano, c'è tanta ricerca per esempio sulle giurie nei processi, piuttosto che sulle decisioni dei vigili del fuoco, che si trovano a dover prendere decisioni rapide e senza sapere esattamente le conseguenze, senza avere una piena conoscenza del contesto in cui agiscono. Oggi siamo veramente scaraventati in un laboratorio di incertezza, perché è tutto attorno a noi. Francesco, c'è una domanda che è arrivata adesso, te la faccio al volo perché è pertinente a quello che stai raccontando. C'è una differenza tra finanza ed economia comportamentale? Non c'è differenza. La finanza comportamentale è un ambito di applicazione dell'economia comportamentale, quindi i principi sono gli stessi applicati ai mercati finanziari sostanzialmente. La differenza che passa tra le due, disciplina e sottodisciplina, è la stessa differenza che passa tra dinamica economica e dinamica finanziaria, cioè l'economia comportamentale si occupa di decisioni economiche, che non sono per forza decisioni che riguardano il denaro,
ma riguardano gli investimenti di risorse limitate. Per cui io faccio sempre l'esempio che l'attenzione, il tempo, l'energia sono tutte risorse limitate che decidiamo come allocare. E quindi sono tutti contesti in cui prendere una decisione è importante, è impattante, perché decidere come spendere le nostre energie o dove dirigere la nostra attenzione significa avere delle risorse limitate e decidere di investirle in una direzione o in un'altra. Lì pesa la decisione, quindi l'economia comportamentale si occupa di qualunque decisione di questo tipo. La finanza comportamentale si occupa di mercati, quindi di decisioni che hanno a che fare con investimenti finanziari. Però i principi sono gli stessi e i bias sono gli stessi. A proposito di bias, ecco, vai tu pure, poi ti faccio io la domanda, visto che hai proiettato questa bellissima slide. Sì, no, volevo solo chiudere quindi il ragionamento. Decisioni in condizioni di incertezza portano errori sistematici. Di nuovo, non possiamo parlare di sbagli, di decisioni sbagliate a tutto tondo, perché tutto va sempre contestualizzato, dipende dal contesto in cui si decide, dalla persona, quindi si parla semmai di decisioni disfunzionali, non utili, non funzionali. I bias sono questo, sono delle etichette che abbiamo dato nel corso degli anni, e qui vedete una slide che vi dà un'idea di quante possono essere, quasi sono tutte etichette di bias oggi noti, che vengono applicate a errori che noi sistematicamente commettiamo. Quindi noi in certe condizioni tendiamo, per come siamo fatti, da un punto di vista proprio fisiologico di funzionamento, tendiamo a cadere in errore, a saltare alle conclusioni, ad avere pregiudizi, ad affidarci all'intuito. E questi sono fenomeni che oggi conosciamo e siamo in grado di descrivere. Per cui dopo, chiusa questa introduzione, vedremo un po' di nomi di bias che possiamo osservare attorno a noi in questo momento. Io volevo farti un'altra domanda, Francesco, una riflessione più che altro alla luce di quello che stai raccontando. L'espressione che è stata utilizzata dal sindaco di Milano... Le quattro slide che ha fatto Rinaldo quando... Scusate, potete silenziare i microfoni, grazie. Dicevo, l'espressione che è stata utilizzata da Beppe Sala, sindaco di Milano, il video che ha girato su tutti i social, ammetto che anch'io l'ho condiviso perché era davvero molto bello a livello... Esatto, Milano non si ferma. Cos'è il risultato di un errore di comportamento? Volevo approfondire con te anche questo elemento mediatico, che questa reazione anche collettiva che è venuta fuori dai lavoratori milanesi, me compresa, perché ovviamente è piaciuto a tutti quel video. Allora, anche qui non voglio accusare nessuno e non voglio giudicare il comportamento, perché ci siamo cascati tutti, secondo me, nel grande o nel piccolo. E chi ha ruoli politici e amministrativi in questo momento è per forza molto esposto. Per cui noi vediamo, col senno di poi, errori che però poi nel nostro quotidiano abbiamo magari commesso anche noi. Errori, ripeto, errori in quel contesto. Di sicuro oggi... rileggere quelle frasi, rileggere quel Milano non si ferma, vedere politici che facevano l'aperitivo e che in questo modo si sono beccati il virus, oggi lo leggiamo come qualcosa di disfunzionale, di erroneo, no? E si parla in questi casi in generale di conformity bias, di overconfidence bias in particolare, di eccessiva sicurezza. Percezione di sicurezza, percezione di poter mantenere uno status quo che già c'era. A tutti noi sembrava impensabile, ma infatti tanti di noi oggi dicono sembra una situazione di fantascienza quella in cui viviamo, no? Vedere le città deserte, pensare che siamo da un mese chiusi in casa, molti di noi. All'epoca, quindi qualche settimana fa, tutto questo sembrava del tutto assurdo. E ci veniva molto più naturale cercare di preservare una visione di vita, di andamento delle cose che avevamo e a cui ci affidavamo. Noi tutti ci alziamo la mattina aspettandoci che la giornata vada nel modo che conosciamo. Noi tutti prendiamo la macchina per andare al lavoro, per tornare a casa, aspettandoci di arrivarci. Nessuno di noi
fa queste scelte aspettandosi il cigno nero, aspettandosi l'incidente, aspettandosi qualcosa che cambia completamente la giornata. Se vivessimo costantemente pensando alle probabilità incerte, a quello che potrebbe accadere, la nostra vita non sarebbe più stabile e non sarebbe neanche vivibile. Saremmo costantemente sotto stress, non siamo progettati umanamente per vivere nell'incertezza. Abbiamo bisogno di rassicurazioni. Guardate un'altra cosa che abbiamo sotto gli occhi. Tanti di noi stanno aspettando una soluzione magica a questa situazione. Io sento continuamente persone, in particolare sono in contatto con molte persone al sud Italia, quindi dove c'è un clima diverso da tanti punti di vista, sia come numero di contagi, sia clima meteorologico. Tanti che dicono, beh, ma con il caldo passerà. Non c'è nessuna evidenza scientifica che il caldo possa avere un qualche impatto sul virus. Eppure abbiamo bisogno di attaccarci a qualche possibile soluzione. Beh, ma qualcuno troverà il vaccino. Magari lo troveranno prima del previsto. Il vaccino di solito ci mette un anno e mezzo per essere scoperto e applicato e non è detto che sia subito estendibile a tutta la popolazione, non è detto che sia subito efficace. Quindi, da un punto di vista scientifico, abbiamo pochissime certezze e le poche certezze che abbiamo, i pochi dati che abbiamo, ci parlano di uno scenario di un anno e mezzo per risolvere la situazione sanitaria. Eppure continuiamo a pensare, ad avere come un muscolo, un automatismo, un riflesso che ci porta a dire, beh, ma in qualche modo si tornerà alla normalità prima, in qualche modo arriverà una soluzione magica, perché è sempre andato così nella mia vita. Com'è possibile che questa volta non succeda? Beh, tornate a un mese fa. Chi di noi si aspettava che tutta l'economia sarebbe andata a pallino e che tutte le nostre abitudini sarebbero cambiate così drasticamente? Nessuno di noi, neanche le grandi compagnie multimilionarie o miliardarie, in grado di avere analisti, in grado di avere prospettive sui mercati, siamo tutti stati colti di sorpresa e nessuno era pronto a una situazione di questo tipo. Credo, Francesco, che questo bias di cui parli, quello dell'overconfidence, probabilmente alcuni di noi, anche coi clienti, l'hanno utilizzato, magari utilizzando la frase proprio per questo eccessivo ottimismo, ma l'abbiamo fatto anche noi per primi, tra 3 settimane finirà tutto e ci vediamo, banalmente. Perché continuiamo a farlo. Si parla di overconfidence quando tendiamo a dare troppa importanza, ad avere troppa sicurezza del nostro controllo della realtà attorno a noi. Ma si parla anche di bias dell'eccessivo ottimismo. Ed è una cosa, ripeto, sana, utile a tanti livelli. Abbiamo bisogno di essere ottimisti. Però se ci pensate è un bias nel senso che è una cosa non razionale. Se voi deste in mano la situazione attuale a un computer, il computer si metterebbe le mani nei capelli. Noi invece siamo in grado di attivare una risposta ottimistica anche in questi frangenti. Vedete che in questo caso è un'euristica che può anche essere utile. Può essere utile, però. Vedo una domanda in chat che dice, è giusto il binomio, incertezza e irrazionalità, certezza e razionalità. In una situazione di certezza, il binomio giusto è che in una situazione di certezza, di certezze attorno a noi, le nostre euristiche sono utili. E per esempio in una situazione di certezza e quindi di più facile controllo della realtà attorno a noi, l'eccessivo ottimismo, l'overconfidence non provocano errori, ma sono funzionali, sono utili. Ci permettono di andare spediti, di prendere decisioni rapidamente senza stare troppo a pensarci. In una situazione di incertezza, queste euristiche diventano controproducenti, producono bias, aumentano l'irrazionalità. Non so se mi spiego in questo modo. Sì, credo sia abbastanza chiaro. Io avevo da farti un'altra domanda. In quanto all'uso delle mascherine, nel senso che un mese fa si è detto che doveva utilizzarle soltanto chi, abbiamo letto tutti, ho visto in televisione, soltanto chi aveva sintomi da raffreddore nel momento in cui era in movimento, prendeva mezzi e era in giro fondamentalmente. Mentre chi non era sintomatico non doveva utilizzarla. Anche su questo però non è stata chiarissima la comunicazione, perché talvolta c'era chi aveva sintomi che comunque non la utilizzava anche nei luoghi pubblici, per cui
rischiavi comunque di beccarti il virus perché tu non l'avevi e non ti proteggevi, adesso invece dicono che la mascherina è obbligatoria per tutti, questa disposizione della Regione Lombardia di qualche giorno fa. Volevo capire anche in merito a questo che tipo di analisi avete fatto internamente anche voi. Lo stiamo seguendo molto questo, perché in particolare è un fenomeno molto interessante degli ultimi giorni. Secondo me, ve la butto così, riguardo alle mascherine, noi siamo tutti come era il povero Beppe Sala qualche settimana fa. Cioè, se ci viene facile criticare i politici qualche settimana fa per quello che hanno detto e quindi per i bias che abbiamo visto in atto, dovremmo fermarci un attimo e riflettere su come ci stiamo comportando noi oggi con le mascherine, perché anche questo è una sorta di esperimento sociale. Le mascherine siamo tutti portati a indossarla quando usciamo di casa. Io credo che sia esperienza comune in queste, di tutti i presenti in questi giorni, andare a fare la spesa e decidere, adesso è richiesta la mascherina, la Lombardia in realtà parla anche di sciarpa o di qualsiasi cosa da mettere davanti alla bocca. Non so se a qualcuno di voi è capitato di andare a fare la spesa senza la mascherina e di essersi sentito a disagio perché tutti gli altri la indossavano o quasi tutti gli altri, perché ci si sentiva in colpa nei loro confronti, perché non ci è chiaro se allora forse era utile o importante indossarla oppure no. Siamo in una condizione di incertezza. Se sentite l'OMS, ancora poche ore fa ha ribadito che da un punto di vista scientifico non ci sono evidenze di utilità delle mascherine per persone che non hanno sintomi. Con tutti i dubbi del caso, la scienza non dà mai certezze, dà dubbi. I dubbi sono che non abbiamo evidenze a favore, non vuol dire che abbiamo evidenze contrarie. Ci sono però dubbi anche che possano essere controproducenti, che la mascherina possa essere un veicolo di contagio, che ci porti ad innescare ulteriori bias, per esempio a essere troppo confidenti, di nuovo overconfidence, che siccome le indossiamo allora siamo protetti e allora non badiamo più ad avvicinarci troppo alle altre persone, che è pericoloso, a lavarci le mani, a toccare la mascherina con i guanti infettati e quindi a trasmettere il virus e portarcelo alla faccia ancora di più. Quindi è una situazione incerta, dove ci sono delle certezze. Per gli operatori sanitari e per chi ha sintomi è importante indossarla per prevenire il contagio, non per proteggere se stessi, ma per proteggere gli altri. Ma per le persone comuni non c'è assolutamente, per le persone non con sintomi non c'è assolutamente certezza. E quando non c'è incertezza, siamo tutti lì a cascare in bias. Un altro bias evidente qui viene chiamato bandwagon effect o social proofing, è la tendenza a dire lo fanno tutti gli altri, mi adeguo anch'io. E anche qui ci sono varie ragioni per cui si innesca questo bias. Mi sento più tranquillo a farlo anch'io. Se lo fanno tutti sarà probabilmente la cosa giusta. Se non lo faccio mi sento diverso e mi sento a disagio. Qualcuno potrebbe criticarmi. Potrei innescare delle frizioni con altre persone che mi dicono perché lei non sta indossando la mascherina. Tutte caratteristiche che sono esempi di razionalità limitata che si attivano in questi contesti qua. Francesco, abbiamo analizzato adesso alcuni dei bias possibili che voi avete riscontrato a livello ovviamente sanitario. Quello che ti chiedo è come questi bias, naturalmente premetto che lo vedremo poi nel dettaglio nel percorso che abbiamo creato insieme nelle 5 pillole, ma come la consapevolezza di questi bias ci può davvero aiutare nella gestione della relazione col cliente, soprattutto per i nostri consulenti? Ecco, così atterriamo su quello che voleva essere poi il nostro argomento di oggi. Vi faccio questo rapido esempio che qualcuno di voi conosce perché l'ho già fatto e poi Giulia farei questo un piccolo esercizio per provare a capire quale può essere l'utilità. Vedo anche una domanda che mi chiede di chiarire la differenza tra... Sì, la leggevo adesso anch'io. Lo faccio in questo modo. Un bias è qualcosa di generato dal contesto, dall'incontro tra il contesto e il nostro modo di funzionare, quindi tra contesto e fattore umano, ed è qualcosa di disfunzionale. Questo incontro produce qualcosa di disfunzionale. Un esempio ce l'avete sotto gli occhi con questa slide, molto, molto semplificato. Mi trovo davanti a delle porte con una maniglia
e non so se spingerla o tirarla per aprirla. E tante volte mi scontro, mi inceppo perché la spingo quando sarebbe da tirare o viceversa. E ho bisogno, come vedete, delle etichette scritte che mi spiegano come fare a usare questa porta, come fare una cosa così semplice, perché la maniglia da sola, la porta da sola non me lo dice. Cosa significa non me lo dice? L'ambiente mi comunica certe cose, il contesto mi comunica certe cose, in questo caso mi comunica ambiguità, incertezza. La mia reazione naturale, che è frutto di come sono fatto e come sono cresciuto e che cosa ho imparato nella mia vita, quindi l'esperienza fatta con le porte nel corso della mia vita e il fatto che noi per natura abbiamo la tendenza ad afferrare e tirare le cose. Questa è una cosa che si sviluppa nei primi mesi di vita, il reaching and grasping. Ecco, questo incontro qui dà luogo, in questo caso, a un bias decisionale, quindi a un errore. In quel contesto è un errore perché tiro anziché spingere o spingo anziché tirare. L'architettura delle scelte è questo, è cercare di progettare il contesto, le informazioni date alle persone, in modo da favorire invece comportamenti funzionali, quindi da evitare bias e da far sì che le persone prendano la decisione giusta nella maniera più naturale e spontanea possibile. Le euristiche possono essere uno strumento attivato per favorire decisioni buone e giuste, possono essere una risorsa le euristiche. È l'incontro tra le euristiche e il contesto che può generare bias. Perfetto. Tornando alla domanda che ti facevo, Francesco, quindi come l'architettura delle scelte davvero può aiutare i nostri consulenti, quindi a gestire in maniera più, ad accompagnare ecco, più che gestire le decisioni dei clienti anche in un momento come questo. E magari, sai, anche quel gioco comportamentale che abbiamo pensato ieri può essere d'ausilio in questo momento, visto che stiamo raggiungendo la chiusura dell'ora. Proviamo a farlo, vediamo se funziona. È un piccolo esercizio, consiste in questo. Allora, il compito è che devi programmare 3 viaggi in auto e puoi decidere tu chi guiderà l'auto. E io vi chiederò adesso, per ciascuno dei 3 viaggi, di provare a decidere a chi affidereste la guida per quello specifico viaggio. Premetto che non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, ma è un modo per provare a riflettere sulle risposte. Per cui vi chiederò di esprimere, magari in chat, se siete d'accordo, Giulia, sì. La vostra scelta e brevemente rifletto con voi su perché una scelta e non un'altra. Allora, primo viaggio, la tangenziale in ora di punta. Quindi un contesto in cui siete in coda, qualcosa che probabilmente a molti di noi manca. Io ogni tanto in questi giorni sogno di essere in tangenziale ovest in coda, in mezzo ad altre macchine, ad altre persone. Ecco, a chi affidereste la guida in un contesto in cui siamo in tangenziale e dobbiamo continuare a fare l'elastico, no? Si accelera, si frena, si ferma e si passa un'ora o 2 ore in questo modo. Pilota automatico. Vedo che è stato Stanno molto già stanco. rispondendo senza. Pilota automatico, pilota di rally, vincitore di molte gare, oppure noi stessi. Allora, sono moltissime risposte A, mi sembra, Qualche e C. un po' di risposte C anche. Sì. Meno B. Allora, forse molti che dicono io stesso è perché un po' gli manca, questo. Paradossalmente anch'io sento un po' questa mancanza, si ascoltava la radio, si telefonava, non si avevano i bambini in giro per casa. Però una rapida riflessione, il contesto di una tangenziale, quindi di una guida in quel contesto lì, mentre vedo scorrere le vostre risposte ancora, è un contesto molto semplice, con delle regole molto semplici. Se ci pensate, è un momento in cui noi stessi, quando siamo in coda, in tangenziale, in circonvallazione, con la mente stacchiamo, spesso ci distraiamo molto dalla guida, ascoltiamo la radio, telefoniamo, facciamo altro, perché è un continuo accelero, freno, tengo la distanza rispetto alla macchina davanti, sto nella mia corsia, fino a che non si tratta. Il problema più complicato a un certo punto è saltare le varie corsie quando si avvicina la nostra uscita, pensare di infilarsi tra i vari tir, se volete. Però di norma è una cosa molto semplice, un ambiente controllato, con poca incertezza,
ed è un ambiente ideale per la risposta A, quindi per un'intelligenza artificiale dei livelli che abbiamo a disposizione oggi, per qualcosa di automatico e algoritmico, qualcosa che può essere gestito con degli algoritmi tutto sommato semplici. Proviamo a fare il confronto con quest'altra situazione. Secondo viaggio, tornare a casa la sera e parcheggiare. E qui immaginatevi, l'ideale sarebbe, immaginatevi di abitare a Milano e di dover tornare a casa, quindi nel traffico serale, usciti dall'ufficio, di nuovo qualcuno mancherà, struggerà il cuore, e trovare parcheggio sotto casa. Una delle cose su cui i milanesi spendono la maggior parte del loro tempo giornaliero. Quindi di nuovo, vedo tanti che vorrebbero affidarlo alla A, A e C. Tanti che dicono, ah, se potesse farlo la A sarebbe un sogno, credo, e tanti dicono C. Qui il C è l'intuito, l'C è la buona euristica. Siamo esperti, tanti di noi, non so quanti di voi riescono a calarsi in questo esempio sulla propria pelle, ma chi abita in una grande città sa benissimo prevedere i picchi di traffico, sa che 10 minuti prima o 10 minuti dopo cambia tutto in tangenziale, sa che quella sera c'è la partita allo stadio a San Siro e quindi si aspetta la coda al tal semaforo e sa dove andare a trovare parcheggio, sa di battere certe zone, sa che se non trova parcheggio lì è un brutto segno perché vuol dire che stasera va male, passerò 20 minuti alla ricerca del posto. Sono tutti esempi di intuito. L'intuito, in economia comportamentale si parla di intuizione esperta. L'intuito può essere un'euristica molto potente e molto utile perché mi permette, è basato sull'esperienza, è basato su ambienti stabili, ripetitivi, quindi il traffico è sempre lo stesso, la città è sempre la stessa, le vie sono sempre quelle. Io ho tanti anni di esperienza alle spalle, so intuire quando è il momento di muoversi dall'ufficio e dove è meglio andare a cercare parcheggio, ma lo so intuire in maniera funzionale, utile, in quel contesto lì. Se prendiamo un contesto invece incerto, e vi faccio questo terzo esempio, esatto, leggo in chat, l'abitudine ci fa prevedere alcune situazioni. Queste sono euristiche, la capacità di previsione e controllo a pancia, a senso, però avviene veramente solo in contesti che hanno regolarità e certezza. In contesti incerti, e vi faccio quest'ultimo esempio, immaginate di dover fare un viaggio, di valicare le Alpi, e quindi non sapete bene quali strade incontrerete, con quali difficoltà, quali condizioni meteo, incontrerete pioggia, incontrerete neve. A chi affidate la guida qui? Vediamo che risposte ci sono adesso. Vediamo, si stanno un po' più differenziando. Sono emerse un po' di B. C'è qualche B in più adesso, sì. Vedo. C'è qualcuno che dice C, sì. E qui io farò il provocatore. E non vedo più A, Francesco. Non vedo più A neanche io, non si fidano dell'autopilot di Tesla in queste condizioni. Credo che facciano bene. Qualcuno che dice C, io voglio provocare un po' e dico attenzione all'overconfidence bias, ci crediamo tutti un po' più abili a guidare di quanto in realtà non siamo. Dunning-Kruger effect anche, adesso poi lo citiamo al volo, cioè tendiamo a sovrastimare le nostre competenze in contesti in cui abbiamo poca esperienza in realtà di varietà di difficoltà affrontate. In un contesto incerto, il pilota di rally, che ha vinto molte gare, ho scritto così perché vuol dire che è qualcuno che ha molta esperienza e che ha evidenze di aver imparato da questa esperienza. Se ha vinto molte gare vuol dire che sa guidare bene. Affidarsi a lui vuol dire affidarsi a un consulente esperto che è in grado di avere una flessibilità e una capacità di interpretare le situazioni, di prendere le giuste decisioni in contesti che possono variare, che possono essere incerti, che possono essere complessi. Ovviamente è un piccolo gioco che abbiamo fatto insieme, però volevo sottolineare queste tre diverse caratteristiche, che sono tre diversi modi di affrontare i problemi, ma anche tre diversi problemi. Ciascun contesto ha diversi livelli di incertezza e quindi può chiamare diverse competenze. Provate a pensare tutto questo in termini di consulente finanziario.
Ma infatti, Francesco, c'è Mirko che ci scrive molto utile da usare con certi clienti. Ah, già questo giochino che... Io ti volevo fare una domanda un po' provocatoria. Quanto questa metafora che hai utilizzato in questo gioco, quindi un tragitto normale per cui è abitudinario, condizioni di certezza, un tragitto più complesso in condizioni difficili, e quindi capire con che modalità si compie il tragitto, può essere davvero paragonabile alla relazione col cliente, e quanto la conoscenza dei bias di cui abbiamo parlato, l'overconfidence, l'illusione di validità, il zero risk, insomma i vari bias di cui abbiamo parlato e che approfondiremo nel percorso out of the class, davvero possono essere un limite o una risorsa nella gestione della relazione col cliente? Io credo che possano essere senz'altro un limite se li lasciamo allo stato brado, senza controllo, e possono diventare una risorsa se si crea il giusto contesto. Dobbiamo veramente pensare a tutto questo sempre nei contesti. Non ha senso parlare di euristica come una cosa positiva o una cosa negativa a prescindere, ma va sempre contestualizzata. In un contesto di forte incertezza, lasciare le persone a decidere senza una guida, senza un aiuto, è pericoloso. L'esempio con cui abbiamo aperto ce lo dimostra ed è stato proprio un esempio di mancanza di controllo, mancanza di architettura delle scelte, perché far uscire l'informazione, come è stato fatto il giorno dopo, in maniera controllata, pesando le parole e quindi pesando le informazioni date alle persone, il modo in cui vengono date, produce certi effetti, certi comportamenti e ci permette di avere dei risultati positivi. Lasciar trapelare le informazioni e fare del terrorismo informativo e dare messaggi allarmanti ha prodotto automatismi che sono stati disfunzionali, e questo ce l'abbiamo veramente sotto gli occhi continuamente. Per quanto riguarda il consulente finanziario, secondo me il consulente finanziario, vi lascio quest'ultima slide qua che lo riassume, deve avere questo ruolo di architetto delle scelte per guidare attraverso questo binomio su cui abbiamo insistito tanto stamattina, caratteristiche decisionali delle persone e contesto in cui le persone si trovano a decidere. Il consulente architetto delle scelte è quello che è in grado di filtrare il contesto e quindi le incertezze. Vedete, il contesto di oggi a livello sociale, sanitario, ma anche a livello finanziario ed economico, è fatto di incertezze, è fatto di un'errata rappresentazione dei rischi che tutti noi ci costruiamo, non ci è chiaro quanto rischiamo, quanto è pericoloso uscire di casa. Pensate anche al paradosso che moltissimi di noi sono lì a chiedersi: ma quindi posso andare a 200 metri da casa? Ma posso andare a 300 metri? Ma se ho due cani posso uscire due volte? Anziché essere a chiederci perché stiamo in casa, quanto è importante stare in casa. Lo sforzo dovrebbe essere nello stare in casa e nell'isolarsi, non nel cercare piccole libertà nelle maglie della legge, no? Questo però è un'euristica, anche questa, che produce bias. Ambienti tossici, quindi ambienti che non comunicano in modo chiaro che cosa è giusto e che cosa è sbagliato fare. Questi sono ambienti che generano incertezze in maniera enorme. Fake news, di nuovo pensate all'ambito finanziario ed economico, notizie che incontrollate e che le persone non sono in grado di filtrare, di comprendere quale è corretta, quale è sbagliata, quale è esagerata e quale no. Analfabetismo, si parla tante volte, voi di professione finanza lo fate molto, di quanto in Italia in particolare ci sia poco alfabetizzazione finanziaria, e quindi abbiamo a che fare con un contesto di persone che sono poco alfabetizzate su questi temi. Quindi questo è il contesto che il consulente deve riprogettare, filtrare e dare al cliente in una maniera diversa, in una maniera progettata più, in maniera più sana. E dall'altro lato conoscere quali sono le reazioni delle persone, e queste sono dei nostri clienti come di qualunque persona nel mondo, e cioè in particolare questa forte illusione di validità, il fatto che tendiamo a sovrastimare le nostre conoscenze e competenze e tendiamo poco ad affidarci agli esperti, poco ad affidarci alle persone, al pilota di rally. Tendiamo un po' tutti a cadere nell'opzione B, a dire: beh, ma sono in grado di decidere io, oppure lascio decidere
ad automatismi. Gli automatismi possono essere informatici, ma possono essere anche quello che fa la maggior parte della gente, lo faccio anch'io. Stanno tutti disinvestendo, disinvesto anch'io. Invece affidarci a chi è in grado di controllare i propri bias in una condizione di incertezza, e questo dovrebbe essere in grado di farlo un consulente. Quindi il consulente deve essere in grado di controllare le sue stesse reazioni, di osservarsi dall'esterno e di capire perché e come sta prendendo certe decisioni, e di aiutare le persone a controllare le proprie reazioni, quindi accompagnarle con il nudging a reagire in modo più corretto, più funzionale negli ambienti incerti con cui abbiamo a che fare. Mi viene da dire, Francesco, che quindi la conoscenza dei bias per i consulenti può davvero diventare un'ottima base di partenza per poter riprogettare la relazione col cliente. A tutti per essere stati con noi.